Fabio Abbizio, direttore artistico di questa Taormina Film Festival. E allora, ci racconti qualcosa? Beh, è un'edizione del festival notevole, direi. Io ho lavorato come consulente dall'America per questo festival per tanti anni nel passato, con Felice Laddodio e con Deborah Young, e quindi ho portato tanti grandi attori, ho contribuito nel passato, però devo dire che questa volta abbiamo fatto una gran bella squadra e la selezione artistica di film, la scelta di film, ne sono molto molto fiera. È una selezione molto internazionale, sono film da tutto il mondo, in tante diverse sezioni, anche con una grande attenzione a documentari. Ci sono dei documentari bellissimi che affrontano tematiche sociali, politiche, culturali molto forti e interessanti, che spero attraggano molto il pubblico. Abbiamo grandi star che vengono, sentirete adesso, da Nicole Kidman a Octavia Spencer a Peter Greenaway, che verrà a parlarci di questo suo vertical movie, il cinema verticale che lui sta anche sviluppando, Philip Noyce, che ha prodotto uno dei film in concorso. Ci sarà una sezione campus universitaria di 180 studenti delle università di Catania e di Messina, che vedranno una dozzina di film indipendenti e prime opere, a cui assegneranno il premio Paola Ferrari De Benedetti in cash, in contanti, e anche un biglietto Air Italy, che è il nuovo partner del festival. Quindi è un'edizione del festival che ritorna veramente alle sue, questa era un po' l'ambizione, riportare il Festival di Taormina alle glorie del passato, e credo che con questa 65esima edizione ci siamo riusciti. Allora, grazie tante e tutto il meglio. Ciao, grazie. Martina.